In 100.000, secondo gli organizzatori, la manifestazione della Lega Nord contro il governo Renzi ha avuto la partecipazione attesa in termini numerici, ma anche in termini di movimenti che ne hanno appoggiato le istanze, a partire da Marine Le Pen, la leader del Front National francese, che è intervenuta in videoconferenza con la maglietta Renzi a casa. Matteo Salvini accusa Renzi, ma anche l'Europa, della quale il capo del governo italiano sarebbe un fantoccio. Voglio cambiare l'Italia e permettere che l'economia italiana torni a correre, cosa che Bruxelles e le politiche europee folli stanno impedendo. Bruxelles e l'immigrazione, altro tema che sta portando la Lega in alto nei sondaggi. Renzi al governo, quindi lui... Noi siamo in Italia e riteniamo che l'immigrazione controllata e limitata sia un valore positivo. L'immigrazione alla Mare Nostrum invece è un disastro e quindi vogliamo limitarla con tutti i mezzi possibili. In un'altra piazza romana, piazza San Vittorio, la contromanifestazione con lo slogan Mai con Salvini, 35.000 secondo gli organizzatori e senza tensioni particolari. Anche qui slogan contro il governo e contro la grande finanza, oltre naturalmente a quelli antileghisti.